le do il vano migliore, ma quello che chiediamo in questo momento al candidato sindaco è una cosa un pochino diversa, è che vorremmo che d'ora in poi i settori comunali cominciassero a parlare un po' di più fra di loro, perché noi vediamo che spesso si fanno dei lavori e i lavori poi non hanno coerenza con gli altri settori, si fa una strada e si copre di bitume quando potrebbe essere piantumata, potrebbe essere, e abbiamo scoperto che forse se i settori si parlassero un po' di più e meglio, si potrebbe arrivare ad ottimizzare queste risorse, perché è come se il capofamiglia facesse ritinteggiare la casa e la settimana dopo venisse l'elettricista a fare le tracce e a rimbiancare di nuovo. Questo è quello che un pochino succede, le cose sono un pochino migliorate, però secondo me si può fare tanto anche in questo senso. Noi abbiamo fatto un programma, tra virgolette, un pochino, diciamo, fatto in casa, ma che ha avuto un grande seguito, e un'altra cosa che noi vorremmo chiedere è quella della creazione dei cunicoli tecnologici che permettano sia la possibilità di invadere meno le strade con i cantieri e quelli di poi chiudere questi cantieri definitivamente con l'inserimento di alberi dove possibile. E, insomma, queste sono un pochino le richieste che noi facciamo giornalmente. Chi ci segue sa quali sono i nostri pallini, che sono l'arredo urbano che va migliorato. Abbiamo tante volte in tempi non sospetti ho parlato di quanto sia importante il riutilizzo del pavé per liberarlo dalle strade e utilizzarlo dove è possibile rigenerare piazze e luoghi pubblici, quindi questo è quello che ribadiamo, insomma. Grazie.